Ladies and gentlemen, The Vitovit Show. E poi la scuola è una perdita di tempo, se hai qualche soldo da parte, se risparmi sulla paghetta o su qualche estorsione, un diploma o una laurea te la compri sempre. Cosa sta dicendo? Cosa dice? È impossibile, signori, che per comprare una laurea chiave in mano ci vogliono 50.000 euro. È chiaro che piuttostamente un giovane si compra una BMW, oppure il resto lo spende in incontri serale, va? Bisogna rilanciare il mercato. E poi mentre c'è il dramma dei drammi. Sai qual è il dramma dei drammi dei giovani? La droga. La droga. Vabbè, la droga. No, vabbè, la droga. Questa cosa della droga, sì, la droga non mi piace, si attende alla droga e cicci, che cicci. Ma come cicci, che è una frase sensata, scusi. Sì, vabbè, allora attendi alla droga, non comprate sempre dal primo che capita, comprate solo da gente di fiducia. Ma che stai dicendo? E istituzionalmente parlando, il nome di qualche collega ve lo posso dare io. Ma adesso non lo faccia. Non ci sono problemi, la droga, vabbè. Non si scherza su questo, non si scherza. No, parlavamo di drammi. Ma veniamo al vero dramma dei drammi, la vera calamità delle nuove generazioni, non la droga, ma l'entusiasmo. Come l'entusiasmo? L'entusiasmo è la vera malapianta. Ma sei la caratteristica numero uno dei giovani, l'entusiasmo. L'entusiasmo è dannoso, un giovane entusiasta può fare danni incalcolabili, cazzo. Mi rivolgo ai genitori, se vostro figlio è entusiasta, bloccatelo, minacciatelo, fagli capire che non ha speranza, prima lo sa e meglio è. Questa non gliela posso far passare, cosa succede se uccidiamo la speranza, scusi? Facciamo un funerale, ma che ne saci? La speranza, la saluto, ciao la speranza, ciao. Ciao la speranza, ciao. Ciao la speranza. Ciao, quando la vedi salutatemi anche fede e carità, ciao la speranza. Ciao fede, ciao carità, Ma lei ce l'ha una coscienza, cioè dire, cosa le dice la sua coscienza? Prima la saluto, ciao coscienza, ciao. E poi ricorda Fazio, non contano le domande ma le risposte. Bravo, allora cosa risponde alla sua coscienza? Un tuo culo alla coscienza, risposte precise alle domande dei cittadini. È il ruolo della politica moderna, cazzo. È la fine del mondo. No, è solo l'inizio, devi avere pazienza. E infinemente una confessione. Voglio dirlo ai giovani che non cadano nella mia stessa trappola. Anch'io sono stato vittima di un ricatto, una brutta vicenda. Lei? Un ricattatore come lei, vittima di un ricatto? Infattamente, ma stavolta sono stato incastrato. Una donna che da parecchio tempo vi estorce denaro. Lei? Se in questa torbida vicenda c'è anche in mezzo una serie di concessioni, di favori, pranzi, cene, pulizie, ma soprattutto favori sessuali. L'ha denunciata, spero? Finora no, perché è mia moglie. Ladies and gentlemen, I'm your DJ. C'è stato un tempo in cui chi veniva da lontano aveva gli occhi di un profeta o forse un dio. Oggi il mio tempo appare ancora più lontano e mi ora di guardare in volto l'orizzonte. Eppure nel suo viaggio Ulisse fu accolto, nutrito e lavato prima ancora che gli si chiedesse quale fosse il suo nome e il paese in cui è nato. Capire, guardando più lontano, che non ha senso chiudere i nostri cuori e confini, che pure nel suo viaggio Ulisse fu accolto, nutrito e lavato, prima ancora che gli si chiedesse quale fosse il suo nome e il paese in cui è nato. Yeah.
passione. Mi scusi, mi dia la sua attenzione. Attendono gli altri, resti in linea un minuto. E anche questo me lo sono perduto. Questo ambiente è soltanto confortevole, e pose son più tranquillo. Una vocina amica ma poco piacevole mi dice siamo una famiglia e tu per noi sei un altro figlio. Ma quale figlio, figlio, se siamo dannati, noi ignoranti o noi laureati, ad ascoltare la madre cambiata in un ordine a pesce che hanno fatto da fate. E io costretto in continuo, continuo a fare di fare, chiamare, chiamare, poi attaccare, riprovare a ritrovare il giusto senso delle cose. Sogni ne hanno offerti a migliori, e intrappolato tra cavi di illusioni, nell'idea che con questo lavoro mantenessi mio figlio. Intanto mia moglie rendeva ogni lite un appiglio. Mi incoraggiano con parole ed effetti speciali, e tutto fuori sembra meno importante. Mi sono ridotto pure a farli straordinari, troppo distante da mio figlio dal resto della gente. Perché mio figlio non ha avuto neanche un padre, troppo impegnato per ricevere chiamate in un lavoro rigirato in teatrino. Loro mangia fuoco, io ginocchio e burattino. E io costretto in continuo, continuo a fare e rifare, chiamare, chiamare, poi riattaccare, riprovare a ritrovare il giusto senso delle cose. Trovo qui dal medico curante, ormai da mesi con un male snervante. A furia di ridire le stesse cose, mi è venuto fuori un maledetto tic precoce. E io costretto in continuo, continuo a fare, fare, chiamare, chiamare, poi attaccare, riprovare a ritrovare il giusto senso. Moderno, però il cappello giusto. Non sono da music control, ma un atteggiamento a posto. Ho anche un po' di pancetta, ma con un bel portamento. Io prima scrivo, poi penso, per questo non sembro propenso a comporre la hit del momento. Che se poi mi va bene ci riesco, per tenermi al passo col tempo. Vorrei essere un po' più stonato, ma canto. E già che mi ci metto, canto quello che penso, ma sbaglio. Scrivo troppe parole, canto d'amore, son vecchio. Devo usare un linguaggio più fresco, diretto e anche un po' di falsetto. Per la hit del momento, anche un po' di falsetto. Per la hit del momento, uno slogan più forte, diretto. Io non sono un portento, però buco lo schermo. Col mio sguardo da maschio, il passo elegantemente lento. Ho anche un po' di pancetta, ma da domani smetto. Io prima dico, poi faccio, per questo mi sento uno straccio a comporre la hit del momento. Che se poi mi va male non riesco, per tenermi al passo col tempo. Potrei fare il tronista, cubista, nudista, ma...
due parole, canto sempre d'amore, son vecchio. Devo usare un linguaggio più stretto, diretto e anche un po' di falsetto. Per la hit del momento, anche un po' di falsetto. Per la hit del momento, uno slogan più forte, diretto. Per la hit del momento, anche un po' di falsetto. Per la hit del momento, uno slogan più forte, diretto. Oh yeah. E dopo poco odia, c'è chi si rattrista in un amore senza gloria. Non c'è gloria alcuna, no, non c'è soddisfazione. Vedere sanguinare i cuori di milioni di persone. Amore doloroso che poi cola via. Lo vedo dal selciato mentre seguo la sua scia. Odora di dolore, profumava d'ardore. Quest'amore predatore ti ha strappato a morsi il cuore. Voglio ancora questo fuoco che mi brucia dentro. Voglio rappare ancora per ore ed ore a ritmo lento, all'unisono, battuta su battuta, mentre il nostro cuore segna il ritmo di una nuova vita. Io e te.